qual è l'impatto ambientale delle monoculture intensive e degli allevamenti industriali lo dimostra la storia, che adesso vedremo. Allora, 18 anni fa le autorità europee si sono accorte che le acque di mezza Europa erano avvelenate dai nitrati. I nitrati sono legati all'azoto dei fertilizzanti chimici che vengono sparsi in grande quantità sui campi di mais che a loro volta nutrono gli allevamenti. Ma di azoto sono anche pieni i liquami degli allevamenti. Troppe tonnellate per troppi allevamenti. Quindi la comunità europea stabilisce dei limiti allo spargimento dei nitrati. Il governo italiano impiega 10 anni a recepire la direttiva. Siamo nel 2001, ma non fa nulla. Nel frattempo questo tipo di letami vengono equiparati alla biomassa e il 20 febbraio scorso, con un disegno di legge, il governo stabilisce che la biomassa, decide che la biomassa è da considerarsi energia rinnovabile e quindi da incentivare. 4 giorni dopo, la Regione Veneto, con una delibera, dà attuazione alla direttiva europea. Per liberarci dai nitrati bisogna bruciarli. Parliamo di uno dei luoghi con la più alta densità di polli in Europa. Se andiamo in provincia di Verona e in provincia di Padova, che è questa, noi abbiamo le zone rosse. Le zone rosse hanno più di 500 tonnellate di azoto, no? Tenete conto che per ettaro al massimo se ne può mettere 170 kg, ne abbiamo 500 tonnellate di azoto in comuni in rosso da distribuire, ci vuole una quantità. Questa è la provincia di? Questa è la provincia di Verona, il disastro più assoluto. Poi c'è la provincia di Padova, che è questa, dove abbiamo nella bassa padovana una grandissima quantità di azoto in più. Quello rosso è sempre il comune di Ponso, poverino, che ha la maglia gialla. Dove andremo? Dove andremo oggi. Che cosa vogliono fare? Perché la maglia gialla? Perché ha il numero di polli, la quantità di polli per chilometro quadrato più alta di tutta Europa. Ne ha 28.000 per chilometro quadrato, quindi 2,8 polli per metro quadrato. Praticamente ogni foglio A4 del comune di Ponso ha un pollo dentro. Una roba mostruosa. Calcolando garage, abitazioni, chiese, strade, fossi, qualsiasi altra cosa. Ecco qui, questa è la struttura che alimenta milioni e milioni di capi di bestiame, di polli e di tacchini. Il cuore pulsante di questo modello zootecnico è il mangimificio. Qui confluiscono la soia dell'Argentina, il mais da tutto il pianeta, in modo particolare dalla pianura padana, il grano, gli scarti di produzione agroindustriale come per esempio i fondi della birra, le trebbie di birra, le patate, le bucce di patate, cioè, tutto viene utilizzato per alimentare questa enorme popolazione di animali. Là ci sono centinaia di migliaia di capi. Se ogni metro quadrato noi abbiamo 30 polli, immaginate che un capannone di 1000 metri abbiamo 30.000 polli. Allora, partendo da destra, c'è questo enorme che sono 3 capannoni di tacchini. C'è quello là invece in fondo che è un allevamento di tacchini. Poi ci sono quel gruppo là in fondo che invece sono 6 capannoni che produce polli, e quello è un grandissimo allevamento di tacchini. Qui l'acqua, se facciamo l'analisi, basta vederla, il terreno dentro è completamente morto, ci sono solo delle alghe, che sono esattamente quelle mucillagini che poi ci troviamo in spiaggia, le vediamo passare. E questo è il derivato proprio chiaro della foto. Questa qui è pollina. Questa è pollina. Questa qui? Questa. Questa è pollina. Una parte è stata già interrata, come puoi vedere. Beh, vabbè, però la pollina è un concime, no? Dipende da quanto, è come e quante ne mettiamo, perché è come il discorso della pasta asciutta: se ne mangiamo 150 grammi ci fa bene, ma se ne mangiamo 20 kg moriamo. E così è la fertilità dei suoli, sono i nostri terreni. A un certo punto ne mettiamo così tanta che viene dilavata, va a finire nelle falde, e dalle falde poi va a finire nei fiumi va a finire nei nostri rubinetti delle acque, va a finire al mare, va a finire a... Cosa? Eccoli. E quelle sono le montagne di pollina. Eccola lì, la vedi? Lo scarico dell'acqua, no? La vedi? Quando piove, tutto quello che viene va a finire
E col sistema satellitare però saremo in grado di controllarle. Ce ne sono 700 allevamenti così. Ce ne sono? 700 allevamenti così. Non possiamo più, non possiamo più andare avanti così. E finalmente, dopo 18 anni dalla direttiva europea nitrati, la Regione Veneto sembra aver trovato la soluzione per le tonnellate di letame, di liquami e di pollina che producono in regione. Farci l'energia elettrica. Questa la delibera del 24 febbraio 2009. La parolina magica è pirogassificazione. Pirogassificatori alimentati da escrementi di pollina non ne abbiamo trovati ancora in funzione, ma come dice il nome, è un impianto in grado di sottoporre la pollina ad una combustione ad altissima temperatura. Si forma così un gas e il gas viene bruciato in un motore che produce a sua volta energia elettrica. E i fumi? Cosa contengono? Il problema è soprattutto l'azoto, che è il problema di partenza, appunto. La stessa delibera dice che la tecnologia ha l'obiettivo di abbattere, in modo rilevante ma non completo, l'azoto che non viene recuperato, bensì disperso in atmosfera sotto forma di azoto gassoso. Fumi dunque e la popolazione comincia a preoccuparsi, anche perché questi pirogassificatori dovrebbero nascere come funghi, uno per ogni allevamento e spesso vicino alle case, come a Carceri, in provincia di Padova. Quelli sono i capannoni dell'allevamento avicolo in questione. Noi vediamo che sono quattro capannoni dove ci sono 260-300.000 galline ovaiole all'interno. Uh-huh. E lì, alla fine di quei capannoni, è dove dovrebbe venire costruito l'impianto di pirolisi per bruciare la pollina. La distanza dalle abitazioni è di qualche centinaio di metri. Casa vostra? Casa mia è questa. Ma qual è la paura? La paura è una paura su ciò che può uscire dai camini di questi inceneritori, quindi sulla non conoscenza delle sostanze a cui saremo sottoposti continuamente 365 giorni l'anno, 24 ore su 24 per anni. L'allevamento che ci indica il signor Stefano appartiene all'azienda Fratelli Barbetta. Accettano l'incontro e li andiamo a trovare. 240